Benvenuti a tutti a questa serie di video dedicati a Margherita Hack, di cui in questo 2022 festeggiamo i 100 anni dalla nascita. Nel primo video di questa serie ho raccontato qualcosa sul libro Vi racconto l'astronomia. Con questo secondo video invece inizio una serie di letture tratte proprio dal libro che vi ho appena mostrato. Sin dalla più remota antichità l'uomo ha cercato di comprendere l'universo che lo circonda, di interpretare i movimenti degli astri, i disegni delle costellazioni, la ciclicità di alcuni eventi come il succedersi del giorno e della notte, e quello delle stagioni. L'astronomia è la scienza che studia i corpi celesti, cioè le stelle e i pianeti. Oggi con questo nome si intende in particolare l'astronomia classica, le cui origini risalgono agli albori della civiltà. In particolare gli antichi greci e poi gli arabi si erano accorti che la posizione degli astri cambiava col tempo e distinsero le stelle dai pianeti, osservando che le stelle conservano la stessa posizione relativa l'una rispetto all'altra, mentre i pianeti si muovono tra di esse. Pianeta è infatti una parola che deriva dal greco e significa stella errante. I greci consideravano pianeti il Sole, la Luna e i cinque visibili a occhio nudo, ossia Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Oggi la parola pianeta indica i corpi celesti, terra inclusa, che ruotano intorno al Sole. Il Sole è una stella. I corpi minori che orbitano attorno ai pianeti e con essi intorno al Sole si chiamano satelliti. La Luna è il satellite della Terra. L'astronomia comprende la branca dell'astrofisica, lo studio della fisica dei corpi celesti, che si è sviluppata nel corso degli ultimi 2 secoli. Studiare la fisica di un corpo celeste vuol dire misurarne la temperatura, la densità, la composizione chimica, capire perché le stelle brillano, qual è la loro fonte di energia. Le risposte a queste domande sono cominciate ad arrivare soprattutto a partire dall'inizio del Novecento, grazie a una tecnica, la spettroscopia, che consiste nel disperdere la luce bianca delle stelle nei vari colori di cui essa è composta. Osserviamo per esempio la luce bianca emessa da una lampadina. Se la facciamo passare attraverso un blocco di vetro a forma di prisma, noteremo che la luce della lampadina in uscita dal prisma non è più bianca, ma iridata, cioè scomposta dal rosso al violetto. La spettroscopia è la fonte più ricca di informazioni sulla struttura fisica dei corpi celesti. La spettroscopia è importante, soprattutto per studiare le stelle, che emettono luce propria. I pianeti, al contrario, si limitano a riflettere quella che ricevono dal Sole, di cui, se dotati di un'atmosfera, ne assorbono una parte. Analizzando la luce delle stelle si possono trarre informazioni dirette su di esse, mentre esaminando quella dei pianeti otteniamo informazioni molto limitate sulla loro struttura fisica. Per questo, prima dell'era spaziale, si conosceva molto meglio la natura fisica delle lontane stelle che non quella dei pianeti, tanto più vicini a noi. Sono state le sonde spaziali, i Pioneer, i Voyager, le Venera e ora la recente sonda Galileo a farci vedere in dettaglio la superficie dei pianeti. L'astrologia è un modo completamente diverso con cui l'uomo si rapporta alle stelle e ai corpi celesti, che è pure antichissimo, anzi in un certo qual modo ha dato la prima spinta all'osservazione degli astri e quindi alla nascita dell'astronomia. Trae origine dalla superstizione primitiva che attribuiva alle stelle il carattere di divinità che guidavano con i loro poteri i destini dei popoli e dei singoli individui. La volta celeste era dunque la sede degli dei, cui la mitologia delle varie civiltà antiche attribuiva nomi vari. Giove era il re, Saturno suo padre, Mercurio il dio dei ladri e dei commercianti, Venere la dea dell'amore, Marte il dio della guerra. La mitologia greca racconta gli amori, le lotte, le gelosie degli dei fra di loro e verso gli uomini. Oggi si sa che in tutto questo non c'è nulla di vero, ed è impresa assurda voler leggere nelle posizioni, nei movimenti di stelle e pianeti la sorte di ciascuno di noi, anche se qualche astrologo fonda la propria attività su queste credenze. Qualcuno impara a fare gli oroscopi e fa l'astrologo per divertimento, talvolta credendoci davvero, ma con una completa incompetenza scientifica. Se fossi a conoscenza di come sono fatte le stelle, di quanta luce e quante particelle ci arrivano da esse, qual è l'intensità dei loro campi magnetici e qual è l'attrazione gravitazionale che un pianeta esercita sulla Terra, capirebbe che l'influenza che una stella o un pianeta può avere sulla vita umana è praticamente zero.
Per fare un esempio, è come se pensassimo che riempiendo un bicchiere d'acqua e versandolo nel Pacifico, il livello del mare Adriatico si possa alzare in modo apprezzabile. L'astrologia è pura fantasia, un retaggio di antiche credenze, quando non si sapeva niente delle stelle, della loro distanza e composizione chimica, di che cosa le differenzi dei pianeti. Pertanto, l'astrologia non ha nulla a che vedere con la scienza, neanche nel caso in cui gli oroscopi siano fatti al computer. Dice un detto inglese, garbage in, garbage out. Se nel computer metti spazzatura, spazzatura esce. Chi si fa guidare dall'oroscopo perde la propria autonomia. Ci sono addirittura aziende che selezionano il personale in base all'oroscopo. È un danno grave per i lavoratori, è un'offesa alla ragione e al buon senso. Letto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli appartenenti a questa serie dedicata al centenario di Margherita Hack. Detto ciò, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima lettura acchiana e darvi un bel saluti a tutti.